Da diverso tempo, ormai, si fa un gran parlare di una possibile nuova fiamma che starebbe facendo battere il cuore a Daiane Mello, la modella brasiliana ex concorrente del Grande Fratello VIP e del tanto criticato reality brasiliano Afasé. C'è persino chi, nelle scorse ore, ha dato questa nuova presunta relazione della Mello come sicura al 100%. A rivelare i dettagli di questa nuova frequentazione è stato il re del gossip Alessandro Rosica, che sul suo seguitissimo profilo Instagram ha dichiarato che fonti certe gli hanno assicurato che oggi fra lei e il rapper Boro Boro ci sia del tè. Si parla, dunque, di una vera e propria frequentazione e di un grande affiatamento. Ma che cosa c'è di vero a riguardo? La risposta a tutti questi ultimi rumors circolati online l'ha data la stessa Daiane Mello pochissime ore fa, via Instagram Stories. Parlando con i suoi follower, la ex GFina ha voluto fare chiarezza una volta e per tutte sul tema, smentendo categoricamente tutto quello che si è detto sul suo conto fino ad oggi. Ecco le dichiarazioni di Daia. Visto che la mia vita sentimentale è sempre nella bocca della gente e stanno sempre a parlare che sono fidanzata, e non lo sapevo neanche io che ero fidanzata. Haha, come si dice? Eri fidanzata a tua insaputa. Quanta pazienza devi avere. Non riesci nemmeno ad immaginarlo. Con queste continue false notizie che vengono diffuse sul tuo nome. A corredo del suo messaggio, Daiane Mello si è permessa anche di aggiungere anche un paio di emoji corrucciate, rappresentazione del suo attuale livello di sopportazione delle gole profonde del web che a quanto pare parlano senza conoscere realmente i fatti. Investigatore social non è stato certo il primo ad aver parlato di questo possibile nuovo flirt estivo per la Mello. Qualche giorno prima, a riportare la pubblicazione di alcune stories sospette era stata la collega Deianira Marzano, che a sua volta aveva ripreso alcune segnalazioni di un gruppo di attentissime follower. I'm
We'll be right back.